dopo numerosi appelli e alcune volte proteste con la Regione Calabria, stamane nel corso delle interviste il Presidente Oliverio comunque ha lodato la sua azione, il suo contributo insieme a quello dell'intero Consiglio Comunale. Sì, le mie non erano proteste perché la Regione è di colore politico diverso da quello del Comune, assolutamente. Io ho voluto difendere la città. Ho detto che il sistema metropolitano è una delle più importanti infrastrutture che saranno realizzate nella città di Catanzaro, ma che avevano la necessità di essere supportate al sistema, attraverso un sistema di parcheggi che servono sicuramente a risolvere i problemi della logistica, ma servono sicuramente a dare manforte economicamente al sistema metropolitano, perché i costi sono troppo alti. Non credo di poter contare per il futuro solo sugli incassi e quindi abbiamo deciso di presentare questo progetto per il quale è stato fatto uno studio molto attento e il sistema dei parcheggi contribuirà sicuramente anche a questo. Il Presidente Oliverio, per quanto riguarda tutte le opere, ha sempre detto però seguiremo i lavori attraverso gli step. Conoscendola suppongo che saranno in due, ma anche con il Presidente della Provincia, tre a controllare questa opera che è imponente e strategica per quest'area e per la stessa Calabria. Guarda, io l'ho già fatto dall'inizio, perché la metropolitana di Catanzaro è partita per ultima come idea progettuale. Siamo arrivati i primi perché siamo gli unici ad aver consegnato i lavori. E così come ho seguito l'impianto per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, che è stato appaltato per 60 milioni di euro perché il sindaco si è sempre occupato di queste cose, dei finanziamenti, anche qualora venissero utilizzati dalla stessa Regione Calabria. È la stessa cosa per cui mi sto preoccupando di questo lavoro intenso per l'integrazione tra l'ospedale e la nostra università, perché ci permetterebbe questa legge di sbloccare i finanziamenti per la costruzione di un nuovo ospedale, dove aggiungo c'è anche il potenziamento del Ciaccio, del presidio Ciaccio, quindi con il raddoppio del numero dei posti letto, quindi con un padiglione aggiuntivo, e ci sono i finanziamenti anche per la Casa della Salute. E quindi è normale che in questo momento particolare di grande crisi il sindaco segua tutti questi finanziamenti, perché sono centinaia e centinaia di milioni di euro che arriveranno alla città.